L'innovazione inizia quando rompiamo e mettiamo in discussione lo status quo. Lo disse molto bene Leonardo da Vinci nell'antichità. Chi disputa allegando l'altrui autorità non usa l'ingegno ma piuttosto la memoria. Quindi l'ingegno come stimolo, come passaggio obbligato per l'innovazione. Lo disse anche Kennedy nel 1963 quando affermò che il cambiamento è la legge della vita. E coloro che guardano soltanto al passato o al presente sicuramente perdono l'opportunità di cogliere il futuro. Il mio personale convincimento è che l'innovazione travalichi la semplice introduzione di una tecnologia che produce qualche effetto di discontinuità. Piuttosto l'innovazione sta nella nostra abilità, nella mia abilità di prendere questa tecnologia, creare soluzioni che sono rilevanti per i fabbisogni del paese, dei nostri clienti e del loro business, li aiutano a crescere. Ma anche avere un'idea innovativa non è sufficiente, perché io credo che la competenza cruciale per fare innovazione consista nell'individuare la giusta modalità per comunicare l'idea nuova, per comunicare in modo da alterare equilibri precostituiti. Questo shift culturale, mi si consenta di definirlo in questo modo, è spesso più complesso, ma anche più importante, del cambiamento tecnologico stesso cui si accompagna. L'innovazione in Italia scarseggia, purtroppo, e credo che questo sia un punto sul quale tutti quanti, operatori, imprese, innovatori tecnologici, siamo chiamati a lavorare. Esistono senz'altro espressioni isolate di eccellenza, esistono centri di eccellenza, soprattutto presso la piccola e media impresa italiana. Purtroppo il tessuto connettivo manca, è sfilacciato, non viene fatta condivisione, non viene fatto sharing delle idee nuove. C'è una scarsa connessione poi tra il mondo dell'impresa, il mondo della ricerca e dell'università. E questo produce un effetto drammatico che tutti conosciamo, che è la fuga dei cervelli all'estero. Sicuramente porre fine a questo circolo vizioso, facendosi carico in parte di quelli che sono i fattori, svolgendo il ruolo di facilitatore e abilitatore per la piccola e media impresa, accentrando su di sé una serie di costi che sono di fatto quelli che spesso non consentono all'impresa di adire, di accedere all'innovazione tecnologica, e questo può essere fatto creando di fatto rotture da quelli che sono monopoli di mercato, facendo scelte di tipo open, aderendo a politiche quali quelle dell'open standard, dell'open format, nella direzione proprio di creare una sorta di catalizzatore di servizi comuni omogenei ai quali l'impresa può fare accesso per sviluppare poi l'innovazione caratteristica del business dell'azienda. SUN è l'acronimo di Stanford University Network. SUN nasce da un'accolita di quattro signori, cervelli pensatori dal mondo universitario, e per anni ha operato avendo come clienti di riferimento gli enti di ricerca e le università. SUN, le parlo di dati recenti, investe il 15% del proprio fatturato globale in innovazione, ricerca e sviluppo ogni anno. Queste sono evidenze. E la rampa dei nostri investimenti in ricerca e sviluppo è stata costante anche durante il periodo della digital economy. SUN crede nel paradigma della collaborazione, delle community, dello sharing per la creazione di valore sociale ed economico all'impresa. Tutto questo ovviamente in modo ecoresponsabile. La logica di SUN nei confronti di Forum PA è mettere a disposizione il best of breed dei propri laboratori, delle proprie idee, i nostri super esperti, dalla sicurezza a temi che sono i temi dell'attualità di oggi, al fine di creare stimoli nuovi, indurre nuove riflessioni e aiutare questo paese a trovare sblocchi a una situazione che è una situazione potenzialmente di stallo. Non fornirò nomi propri di player, di giocatori nel mercato dell'innovazione, ma fornirò un nome collettivo, le community. La community è il principale portatore di innovazione. Iniettando uno stimolo nuovo in una community restituisce nuove idee, stimoli per altre innovazioni, quindi un circolo virtuoso. Dico però anche che se i maggiori player dell'IT investissero a propria volta il 15% del proprio fatturato globale, il capitale in circolo a disposizione per creare altra innovazione sarebbe davvero tantissimo.